voi lo sapete com'è la dieta di un vero Saiyan? Beh, fondamentalmente l'alimentazione di Goku è ipercalorica al massimo. Questo perché lui deve comunque sempre combattere ad allenarsi e questo porta a uno stato metabolico iperstressante. Difatti vediamo che letteralmente food porn che fa Goku, egli stesso mangia un sacco di proteine e tanti grassi. Un po' un mix così di fatto la cucina giapponese. D'altra parte però vediamo anche che c'è un sacco di verdura e pesce, anche perché la cucina giapponese è letteralmente una cucina basata sul pesce e la verdura. Questo perché è dovuto anche alla posizione geografica che ha il Giappone, che fa appunto di Goku un mangiatore onnivoro plurilaureato per quanto riguarda la sua ingordigia, ma anche per quanto riguarda la sua naturalezza nel poter mangiare qualunque cosa e riuscire a digerire qualsiasi cosa. Goku è letteralmente l'atleta perfetto e non ha nessun tipo di problema, non ha difatti sindrome metabolica. Il suo tasso di allenamento è talmente elevato che potrebbe mangiare almeno così per altri 30 anni senza avere una disforia nella sua forma. Questo su Goku.